l'ho ascoltata appunto nella presentazione dei graffiti dell'anima, che è stata comunque molto molto coinvolgente. Volevo che ci raccontasse un po' come nasce questo libro, questo progetto che sta portando appunto nelle scuole, non solo appunto, anche in fiera, quello che ci ha raccontato su cosa secondo lei poi ancora c'è da fare a questo riguardo. Come nasce il lavoro è curioso infatti credo sia la parte, diciamo così, della conferenza graffiti che incuriosisce molto i ragazzi, ormai la parte finale è in coda. In realtà io lavoro presso gli ospedali civili da molti anni e lavoro in neurochirurgia al terzo piano di un padiglione fatto da 9 piani. E quel giorno, ormai di 7, 8, 9 anni fa anche, io dovevo scendere dal terzo piano pian terreno. Tutti gli ascensori classici erano occupati, sono costretta a prendere le scale, mi ritrovo di fronte a delle scale che noi peraltro operatori sanitari difficilmente facciamo, perché i nostri percorsi sono completamente diversi da quelli del pubblico normale, incluse quelle scale. Quindi mi sposto dalla parte dei visitatori, trovo le scale normali e di fronte a queste scale normali ci sono delle scale anormali, senza porta, capisco fossero le scale antincendio, e vedevo che c'erano delle scritte, sembrava un posto un po' lugubre. Mi è venuto in mente immediatamente i servizi che in quei giorni, peraltro su Striscia la Notizia, davano abbastanza frequente, denunciando questi ospedali italiani fatiscenti, zone sotterranee con pacchetti di sigarette, ragnatele, topi che passavano, eccetera eccetera. Pensavo di trovarmi di fronte a una situazione di questo genere. Invece entro dentro queste scale, mi sembrava di essere, come dico sempre, Alice nel Paese delle Meraviglie quando entra nel tronco d'albero, e mi sono trovata avvolta da un girone dantesco di scritte sui muri, scritte meravigliose, scritte che andavano da frammenti di canzoni da Jovanotti, Vasco Rossi, frasi che dicevano: Mirko, tutta la terza C ti sta aspettando, Paolo, il tuo banco è vuoto da quando non ci sei più, noi siamo qui fuori, facciamo il tifo per te, apri gli occhi. Leggo, ho capito chi erano gli scrittori, i writer. Premesso che al primo piano c'è proprio la rianimazione, quella che peraltro è sempre stata traumatologica, cioè dove arrivano gli incidenti della strada. E cosa succede? Succede che il primo accesso a queste scale antincendio, peraltro luogo protetto dagli sguardi comuni, dove nessuno va perché è proprio difficile accedervi, era proprio accanto alla porta d'entrata della rianimazione. Cosa succede? Questi ragazzi, avvisati da un SMS, probabilmente quando l'incidente accade, si trovano nella sala d'aspetto della rianimazione, che è piccola. Si spostano, cercano di trovare delle sistemazioni, ve li lascio immaginare, chi si siede per terra, chi ha trovato quest'angolo, e portandosi a volte sacchi a pelo, tendine in gru, aspetta lì fuori che i propri amici si sveglino dal coma, e probabilmente mentre aspettavano hanno scambiato i muri per delle pagine bianche di quaderno e ci hanno, come dire, scritto, buttato su queste pagine bianche i loro sentimenti di gioia, di speranza, di rabbia, di dolore, scrivendo. Detto questo, io ho trovato queste scritte e volevo portarle via, anche perché a pian terreno c'erano due bianchini che era un venerdì pomeriggio, me lo ricordo benissimo, dal lunedì mattina avrebbero iniziato a sbiancare i muri, quindi peraltro di tutto quello che lei vede sul libro non c'è più assolutamente nulla. E cosa si può fare appunto di quello che state facendo, comunque di portare queste cose all'attenzione dei ragazzi nelle scuole, però cosa pensa che ci sia ancora da fare? Cioè, forse manca qualcosa? Guardi, io credo che ci sia tutto, nel senso che ognuno poi sceglie una propria strada. L'importante è parlarne, questa è la mia filosofia, parlarne come insegnano gli anglosassoni, dalle scuole materne sino all'università, parlarne sempre, tutti gli anni, tutti devono ascoltare educazione stradale fatta in un modo, in un altro, fatta dalla polizia, dai carabinieri, dai vigili del fuoco, dai genitori che hanno perso i figli, fatta da graffiti dell'anima, fatta da qualcuno, che la facciano come intendono, perché io credo che chiunque possa dare il proprio contributo a modo proprio, e va bene. Io voglio farlo così, io voglio essere sincera, concreta. Fa male? Perché qualcuno conosce forse dei colori 012 Benetton per raccontare quanto fa bene un incidente stradale? Mi spiace, io credo che nessuno degli operatori, ribadisco, vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari, possa raccontare gli incidenti stradali in una maniera 012 Benetton. Non esiste. Esiste il dolore. Anche quando ti rompi una gamba è un dolore fortissimo. Prova a chiederlo a chi si è rotto una gamba a causa di un incidente stradale. Certo che è meno peggio rispetto a chi ha la vita appesa ad un filo in una rianimazione, ma sempre male fa. E io non te lo posso raccontare l'incidente stradale, quello che vedo tutti i giorni col sorriso sulle labbra, mi dispiace. Anche perché appunto le
le cifre parlano in realtà di, appunto, come dicevo, una vera e propria guerra. Sì. E, ecco, da parte dei giovani, che forse sono sempre un po' abituati, appunto, a sentirsi raccontare queste cose dalle campagne fatte, certo, dal ministero, quindi anche un po' forse zuccherine, che riscontro ha avuto? Guardi, lei è stata testimone di che cosa vuol dire. Io non faccio nient'altro che essere me stessa. E i giovani reagiscono. I giovani reagiscono nel modo che a me piace, col cuore in mano. Perché in questi a parte i primi 5 minuti di assestamento, poi sono qua, nudi e crudi come la loro anima vuole che siano. E allora io mi chiedo, se arriva la signora Nessuno, quale sono io, e li fa riflettere. E riflettono per un'ora, perché non vola una mosca in queste stanze. Voglio dire, quando loro non si comportano in questo modo, che cosa succede? C'è qualcosa che non va in questo procedimento? C'è qualcuno che sta sbagliando, che non li sta facendo riflettere come dovrebbero? Usiamo i modi che conosciamo, i metodi che vogliamo, quelli dolci, quelli amari, ma aiutiamo questi ragazzi a crescere sulla base del concetto del rispetto degli altri, anche sulla strada.